di quella pezzo. Domande? Sì, no, è così. Noi siamo con Grillo, è l'ultima speranza per gli italiani, è solo lui, perché altrimenti qui ci siamo proprio male. Brava, ragazzi, brava, brava, brava! Alessandro, Alessandro! Ale, ragazzi! Ale! Allora! Ale! Aspetta, vengo di là, vengo di là! Da noi, vieni qua! Da noi che abbiamo votato, noi! E infatti sto venendo, non è stato. Ciao, è una bella cosa. Alessandro! Ciao Alessandro! Grande! Bravo! Alessandro! Ciao Alessandro! Alessandro! Bloccato! Siamo sempre con voi, siamo sempre. Bravo Ale. Ma togliete la stampa un po'. Il discorso, Maurizio, il discorso è semplice, da quello che ci siamo sempre detti. Noi siamo entrati qui dentro come portavoce per provare faticosissimo a scardinare un sistema. Il Parlamento, così come è stato congegnato o come sta lavorando in questi ultimi 20 anni, è un'istituzione inutile. Viene approvata una legge. Ma così c'è i testimoni e questi dicono un sacco di bugie. E vabbè, siamo calmi, tranquilli. Esatto, tranquilli. Le notizie. Pensate che il Parlamento approva una legge ogni anno e 3 mesi, parliamo di legge di iniziativa parlamentare. Funziona solo con le decretazioni, con i decreti d'urgenza. E come sapete la Costituzione dice che l'attività legislativa spetta al Parlamento, tranne in casi eccezionali al governo. Certo, ormai i casi eccezionali sono diventati la normalità. Certo. Cioè 630 deputati alla Alessandro, Camera. Le possiamo chiedere qual è la sta parlando con noi, lavorano inutilmente, cioè tutte le leggi, ma non solo quelle del Movimento 5 Stelle, anche gli altri gruppi parlamentari dei cittadini. Che portano progetti di legge in commissioni e poi non arrivano in aula. Certo, arrivano in aula subito i decreti d'urgenza. E loro parlano invece delle diarie, stanno sempre a parlare di queste cose. Voi lo sapete quello che facciamo. L'altro giorno abbiamo presentato una mozione al governo di sostegno alla scuola pubblica, di rifinanziamento dell'università, tutte cose che sono state dette anche dal PD e dal PDL in campagna elettorale, che hanno fatto, l'hanno bocciata. Cioè, è un solito. Allora, dato che il sistema è, non è che noi siamo contro il sistema, è il sistema che è contro i cittadini, ragazzi, e noi siamo entrati qui dentro per provare in maniera democratica, perché infatti siamo parlamentari della Repubblica, non onorevoli ma parlamentari, a cambiare questo sistema. Bisogna essere compatti, ragazzi. Questa verità. A me piange il cuore. Siamo qua per voi. Bravo, fammi finire e poi devo andare a entrare dentro, poi riesco. A me piange il cuore quando qualcuno o se ne va. Non si scende da un treno in corsa. Esattamente, bravo, esattamente. Bravo. A me piange il cuore quando qualcuno o se ne va e poi e no, magari non è casuale che se ne vada proprio quando stiamo per restituire i quattrini, oppure quando qualcuno viene rimesso alla rete. Certo. Però uno per noi tutti, cittadini, la rete è sovrana. Stai militando per una rivoluzione? Secondo, o si è compatti contro questa vasca di squali che è il Parlamento, come abbiamo sempre detto, oppure non ce se la fa. Per cui bisogna essere uniti. Per cui grazie per questo piccolo incontro con i cittadini. Certo, dobbiamo... Ale, siamo... Dai, noi sentiamo tutti. Ale, okay. Dobbiamo siamo qua per voi. Ragazzi, signore, grazie Alessandro. Contro della responsabilità dei giudici. Noi abbiamo fatto delle cose che sono nostri diritti, vanno restituiti a noi, perché noi abbiamo votato al 99%. Sassa, parla qua. Io dico che noi cittadini ci dobbiamo riappropriare di quello che è stato fatto fino adesso. Noi abbiamo votato per il 99% per finanziamento ai partiti. La responsabilità civile di giudici, la RAI, che cosa hanno fatto fino adesso i nostri referendum, cioè il nostro spesso lo è. Ragazzi, queste parole sono le parole nostre all'interno dell'istituzione. Bravo. Chiediamo senza polemiche, sempre tranquilli, che la stampa si occupi di questo essenzialmente e non di diare contro diare. Questa storia di dissidenti e così altri.
cerchiamo di rimanere. Finiamola qua, non ne parliamo proprio. No, le dico solo una cosa. Sì, però non, cioè, non no, voglio proprio senza, parlare. Senza polemica, voglio dire che quando si è sul treno, okay, non si sceglie. Perfetto. Allora, non ne parliamo di questa questione, parliamo delle cose importanti. Bravo. Questo, okay, questo Parlamento deve tornare a lavorare per gli interessi del Paese. Oh. L'unico modo è che i parlamentari possano lavorare, possano essere, appunto, possano legiferare. Negli ultimi 20 anni, da quando si è insinuato il virus berlusconiano, il presunto evasore di Arcore, condannato in, in appello, ricordiamolo sempre. Bravo. Ricordiamolo soprattutto al PD che ci fa il governo assieme. Da quando si è insinuato Berlusconi, purtroppo è cambiato il modo di fare politica italiana. Per quello poi chiedono maggiori poteri al Presidente del Consiglio, perché in realtà vogliono trasformare questa Repubblica parlamentare in una Repubblica o presidenziale o comunque governativa, eccetera eccetera, per far sì che poche persone abbiano un, diciamo, un maggior quantitativo di potere, mentre noi vogliamo che sia il Parlamento, mica solo il 5 Stelle, il Parlamento, tutti i gruppi parlamentari, a discutere in commissioni progetti di legge e approvarli in aula. Ma non è che noi siamo rivoluzionari, noi vogliamo rispettare la Costituzione, cioè questo lo dice la Costituzione. Negli ultimi 20 anni è successo il contrario. È successo il contrario con i governi di centrosinistra, con i governi di centrodestra, ormai non si vede più eccessiva differenza, e anche con Monti, che poi è stato appoggiato da tutti, i quali hanno appoggiato tutte le schifezze, le nefandezze del governo montiano, e oggi in Parlamento dicono no, però non andava bene, non le vogliamo cambiare, l'IMU, l'IVA, eccetera, eccetera. Nel contempo non appoggiano voi, non appoggiano. Esatto, ma questo lo sapevamo, questo lo sapevamo. Diciamo, questa nostra battaglia, tra virgolette, sempre democratica, è molto molto faticosa. Per farla, questo è il ragionamento che ho fatto io ieri quando ho votato, ragazzi, questa è la verità, perché una parte mia mi piange il cuore, però per farla ho votato per rimettere alla rete Adele. Mi piange il cuore, però ho fatto questo ragionamento, quello che poi abbiamo fatto assieme mercoledì al Trullo, per chi c'era, quanto io faccio tutte le settimane insieme a voi, cioè per provare a scardinare questo sistema che non rispetta, come diceva il signore, neanche il volere popolare dei referendum, che davvero ci mortifica, come dice Beppe, il Parlamento è inutile, dobbiamo, e questo non è un attacco alle istituzioni, è un atto di amore nei confronti delle istituzioni, chi attacca le istituzioni sono coloro che non le fanno lavorare come dovrebbero lavorare. Ecco, per scardinare questo sistema, ragazzi, bisogna essere compatti e molto determinati. Siamo qua per voi. Esatto. Siamo qua per voi. O si è determinati, oppure questo sistema, questo è il gioco, poco a poco, onorevole qua, lo vuole il filetto al pepe verde, si segga, ti compri, ma non ti comprano con quattrini. È il palazzo. Ma è il palazzo, lo sappiamo. L'abbiamo sempre pensato che qua dentro purtroppo alcune persone possono perdere, tra virgolette, l'anima. Ed è vero, perché il palazzo è complicato, qui dentro è un po' come l'ancien regime, non qualcuno, so, già, qualcuno già l'ha persa. Non lo so questo, per mantenere questo contatto diretto con la realtà bisogna uscire fuori dal palazzo, è quello che infatti stiamo sempre più faremo. Questo è un altro discorso, siamo entrati. Uscire dal palazzo e iniziare a raccontare, organizzare, come dire, in maniera permanente assemblee cittadine, parlare qua con voi quotidianamente, portare fuori tutto il lavoro che abbiamo fatto, disegni di legge, lavoro che chiaramente bocciano. E bocceranno sempre, perché si sono messi d'accordo, cioè bocciano qualsiasi cosa. L'altro giorno abbiamo presentato un'interpellanza urgente su un presunto caso di corruzione internazionale dell'ENI, e il vice ministro Fassina ci ha detto noi non possiamo fare nulla, cioè come dire, lo Stato non esiste, non c'è più, conta di più il privato del pubblico. Allora, chi ha svenduto lo Stato in Italia purtroppo è stato il centrosinistra, è un dato di fatto, le privatizzazioni selvagge. Oggi lo Stato non c'è, ce lo dobbiamo riprendere noi cittadini. Per riprendercelo, ragazzi, dobbiamo lavorare tutti assieme in maniera democratica, però determinata. Se c'è qualcuno che pensa che in realtà bisogna occorra parlare con chi ci ha distrutto e ci ha tolto il futuro a noi giovani e ha distrutto il presente alle persone più anziane, o che si possa costruire un polo di sinistra, chiunque ci ha provato ha fallito. Pensa che la colpa sia Grillo.
Ma no, non è questo, perché il discorso Grillo, come qualsiasi essere umano, può sbagliare. Il discorso non si può mettere in discussione, come scrive quello Striscioni, i valori del movimento. I valori del movimento sono le attività extraparlamentari, essere in movimento, l'informazione alternativa, anche la rabbia giusta e sana che ci ha portato qui dentro. Perché quando Dario Fo urlava "noi non ci siamo riusciti, fatelo voi, ribaltate tutto", è quello che ci chiedeva. Per ribaltare tutto devi essere determinato, per ribaltare tutto sempre in maniera democratica, lavorando qui dentro. Ma dentro, però, se qua dentro la mafia, cioè questa è democrazia? Sì, c'è anche la mafia dentro, è vero. Non è tutto mafia, ma c'è anche la mafia. Ed è un casino, è un casino. Compattezza, Alessandro, le senti di garantire sulla compattezza? Sì, beh, dopo la riunione di ieri sì. Poi è evidente, ci sono persone, ragazzi, che hanno delle sensibilità differenti, magari ci sono persone che sono un po' più determinate, persone un po' più moderate, c'è, ma in nega quello c'è anche in qualsiasi meetup, in qualsiasi gruppo ci sono persone. Certo, arrivo, Rizio. Un attimo solo, finisco di rispondere a questa. C'è questa differenza di vedute, ma questo è bello, cioè è una normale dialettica in assemblea. Ma se tu in assemblea non. Perché alcuni erano fuori, alcuni si sono evidentemente astenuti, questo devi sentire loro. Però non è di quelli che hanno votato. Ragazzi, vedete com'è? Stiamo parlando del fatto che il Parlamento non esiste e quello che viene chiesto è solamente una cosa che noi riteniamo che sia priva di importanza. O meglio, ne ho parlato, e certo noi anche i cittadini, ne ho parlato, ve l'ho detto, ho detto anche come ho votato, ho detto qual è il mio pensiero. Voi continuate su questo e non sul fatto che un parlamentare della Repubblica, cittadino, vi sta dicendo che l'istituzione che tutela tutti voi, anche voi giornalisti, così come è congegnata, è inutile. Ma sarà più importante questa roba o la diaria? Bravo, 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 fate casino, la diaria, allora. Non fate la curva sud, anche perché ultimamente non c'è sta più. Come non c'è sta più? Non c'è provato. Ragazzi, devo andare dentro. È il conflitto di interessi. Noi la presentiamo la legge, ma secondo voi il PD la voterà questa legge? Il problema del conflitto di interessi non è solo Berlusconi, ragazzi, è il PD e l'MPS, sono le presenze dei partiti nei consigli di amministrazione delle banche, delle municipalizzate, delle parastatali, è l'ENI, è l'ENEL. Non si possono, come dire, lo Stato non può controllare queste multinazionali perché hanno messo i partiti dei loro uomini all'interno di CDA. Il conflitto di interessi non è riduttivo pensare che sia solo Berlusconi. Gli unici che possono fare una legge sul conflitto di interessi sono coloro che non hanno interessi a non farlo. Io, come dico sempre, sono stato uno dei più spendaccioni, sono entrato a Montecitorio spendendo 144 euro di campagna elettorale, che significa che potremo sbagliare, abbiamo fatto tanti errori, non siamo perfetti, la maggior parte degli errori che abbiamo fatto la stampa neanche li ha capiti, però ci sono stati. Però qui dentro siamo liberi, siamo gli unici che abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, siamo gli unici che abbiamo detto vogliamo restituire le eccedenze. I soldi non sono un problema, nel senso, non è che restituire la diaria risolve i problemi del paese, però ci consente, concludo, di dire due cose, di fare due cose. Uno, se chiediamo dei sacrifici ai cittadini, quelli che stanno nei palazzi devono essere i primi a farli. E secondo, se noi guadagniamo il giusto, non ci distacchiamo dalla realtà. E se non ti distacchi dalla realtà, non fai delle stronzate all'interno del palazzo. Questa è la logica. Siete gli unici che uscite fuori dal palazzo a parlare con noi. Ma certo, ma certo. Loro devono capire che voi e noi siamo la stessa cosa, la stessa identica cosa. Non ci divide niente dai parlamentari. Esatto. Io vorrei dire questa cosa anche alla stampa, che tante ai media. Io in questi tre mesi ho conosciuto tanti giornalisti in gamba e che lottano quotidianamente nelle redazioni, e non è facile per loro. Per cui io vi chiedo, uno, rispetto per i giornalisti, di non generalizzare e di attaccare il potere che c'è dietro, non le persone, i cronisti che vengono qua, spesso prendono degli insulti perché poi la gente è arrabbiata.
oppure prendono pochi soldi, spintoni. Non sono loro il problema dell'Italia, è il potere che c'è dietro. Il Movimento 5 Stelle e l'Europa, qual è il rapporto tra Movimento 5 Stelle e l'Europa? Allora, questa Europa ci sta strangolando, questa è la verità. Per i tecnocrati europei sono più importanti i numeri e i conti e il MES, il fiscal compact che ha voluto Berlusconi, l'hanno votato insieme. Ieri Berlusconi si permette di dire il fiscal compact va superato. Questi stanno fuori di testa. Sto rispondendo, arrivo subito. Quindi secondo lei l'Europa, quindi secondo lei sto rispondendo a loro. Allora sto finendo di parlare. E come sapete noi vogliamo assolutamente ridiscutere il debito, bisogna tirare fuori gli attributi, lo Stato deve tornare Stato e le decisioni importanti, calmi, ragazzi, stiamo calmi, le decisioni importanti le deve prendere il popolo italiano. Noi come sapete abbiamo proposto il referendum sull'euro, perché non è detto che poi io voterò contro l'euro, però vogliamo che su queste decisioni che segnano così tanto il nostro futuro si decida assieme, decida il popolo italiano e non cinque oligarchi. Devo entrare in aula, un abbraccio a tutti. Carla, non la fate andare via, Bene, siamo arrivati. Casa, il Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento che richiedeva la sospensione anche per gli immobili produttivi e per la categoria della tassale D. Ovviamente è stato insieme, perché poi va a sbagliare un doccio di regime che loro sono a favore del problema del paese. Dopodiché si distrae la gente che ha una pressione fiscale per la propria. Ieri, se vedete il mio intervento alla Camera dei Deputati, io c'ho un po' di numeri sulla pressione fiscale, sulle entrate tributarie che fanno venire il debito. Rubano tutto, piano piano rimangono le vostre idee. Io infatti ieri nel mio intervento alla Camera ho detto che spero vivamente che copino anche gli altri 19 punti del programma, però per bene, finanziamento ai partiti, dal momento che in commissione finanziamento ai partiti, la stop al finanziamento e la creazione di un fondo per le microimprese lo ignorano, votano sempre contro, in tutti i decreti legge esautorano l'attività del Parlamento, si va a colpi di decreti legge, noi lì dentro dobbiamo combattere per questo palazzo, per renderlo meno inutile di quello che finora, e loro invece a colpi di decreti legge esautorano la nostra attività parlamentare. Questi sono i temi che gli italiani spendono 1 miliardo di euro l'anno per avere un Parlamento che è una scatola inutile, perché c'è un governo che con la scusa dell'emergenza e della fretta e della furia non rispetta quei criteri di democraticità che invece sono garantiti mediante le assemblee parlamentari. E mettono i 35 in più 7 per scrivere, per fare le cose che dovreste fare voi. Onorevole, questo confronto sulle cose è lodevole, però distinzioni dicono fuori traditori, su questo che dice? Io non parlo di queste cose, non mi interessano, mi prendono 20 euro al giorno i problemi fiscali del paese. Sono altre cose. I traditori siete voi del governo. Se ci sono altre cose. No, i cittadini. Così ci sguazzano con i tradimenti. Ma io per queste cose non rispondo. Dovreste vergognarvi a fare queste domande, dovreste vergognarvi. Se mi domandate, sì, ho presentato all'assemblea nel tempo residuale alla fine del mio lavoro, perché ho fatto un intervento alla Camera la mattina, sono stata dietro all'IMU, alla sospensione dell'IMU, all'IRAP e stiamo ammazzandoci per cercare risoluzioni ai problemi appunto dell'impignorabilità della prima casa, per evitare che la gente arrivi al suicidio, al reddito di cittadinanza. Queste sono le cose che mi prendono, il resto, questa fuffa magari
ci occupo un'ora in un mese di lavoro a extra attività, e quindi dopo chiusa quell'ora è finita per me la cosa, proprio finita, morta. Brava Carla, brava Carla, brava. Di quello che anzi, adesso io vi ho salutato perché per stare qui non sono andata, non sono ancora arrivata all'ufficio legislativo, alle 9.30 per appunto discutere degli emendamenti nostri che sono ripresentati in aula alla DM sulla sospensione. Quindi il decreto del fare. Ah certo, non è che cosa dice, dovreste saperlo tutti ragazzi. Il decreto del fare, però la nota positiva è che in qualche cosa cercano di copiare il Movimento 5 Stelle. Sì, sì. Io spero che il loro modo di scopiazzare sia un modo reale ed effettivo, perché noi saremo felici. Perché in commissione pare che il finanziamento ai partiti alla fine non lo vogliano mai approvare, il stop al finanziamento, perché ogni volta che noi presentiamo un emendamento puntualmente ce lo bocciano. Noi vogliamo creare un fondo per le microimprese, abbiamo esortato milioni di volte a ridursi lo stipendio, anche loro stanno a vedere le diarie e le controdiarie, argomento anche lì che a me mi ha preso 5 minuti, il sesto minuto avevo risolto ed era andata avanti, e poi nessuno si domanda, dice ma sa che c'è, adesso li do pure io i soldi indietro del mio stipendio, no, ci vuole la legge. Nessuno! Brava Carla, brava! Ma venisse in mente a qualcun altro di questi qua? No, ci sono. Sanno avere, se io prendo l'autobus, cioè, perché non mi copiate? Perché in questo paese non mi copia più? Esatto, perché non prendono i prendere esempio. Cioè, copiatemi, ma per bene. Sono anche assenteisti, sono. No, e non è il finanziamento pubblico ai partiti. Magari se la legge pensasse che non fosse una legge truffa del famoso 2 per 1000. Carla, perdonami, questo fatto che... Va lo stesso. Questo Parlamento vuoto, questo Parlamento vuoto che noi abbiamo visto, tutti tramite il programma di Grillo. Ci avete denunciato un Parlamento vuoto, com'è sta storia? Tutti copiano, tutti copiano. Cosa vorrebbe essere copiato? Intanto sulla restituzione del mio stipendio. Proprio quella è una cosa che possono fare senza aspettare decreti legge, senza aspettare parlamenti. Prendi i soldi e li restituisci allo Stato. Facile. Poi vorrei magari se ci copiassero sulla restituzione dei 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, quello, anche quello si può fare volontariamente. No. Riporteranno solo questo, riporteranno, di questo che si dice Carla, questo è il discorso, sì ho capito, però gli altri ci sguazzano su questo, io sempre dubbio questi personaggi, non faccio proprio mangiare, è una persona che ovviamente eravamo a Pomezia, noi da Grillo eravamo a Pomezia e hanno detto soltanto le cose negative di Pomezia, no, non l'hanno mandato in onda, sì, ho visto, di quella giornalista bassetta, esatto, che si è messo su qualcosa, esatto. Quindi ecco il finanziamento pubblico, per esempio anche sulla meritocrazia, magari se questo paese finalmente diventasse un paese meritocratico dove la gente venisse giudicata su quello che fa, sul meriti, su questo magari se si facesse, sai cosa vorrei essere proprio copiata? Io quando mi sveglio la mattina, ogni mattina da quando sono parlamentare, mi domando cosa vorrebbero i cittadini da un parlamentare, e mi sforzo per tutto il corso della giornata di fare esattamente, vedo gli occhi delle persone, me li immagino quando mi sveglio la mattina e voglio che loro vadano a dormire la sera soddisfatti, che hanno un rappresentante qui dentro che li rappresenta. È questo che mi affligge la mente dalla mattina alla sera. Vorrei quindi che passino. Grazie Carla, grazie. Il popolo dice grande, sei grande, voi appoggiate questa iniziativa del 21 giugno, il popolo dice per l'onore delle piazze. È bellissimo. Mamma mia. Volevo dire solo una cosa. Grazie. Mamma mia. Grazie. Abbiamo una sorella. Carla, grazie. Cosa abbiamo una sorella. Grande Carla. Grazie. Un applauso. Sincera. Sempre troppo donna, non state più. Siete voi. Ora mi ricordo a fare il mio.
Barletta, ci siamo chiusi. Grazie, guarda. E sai che le dico? Che non voglio sentire più storie di diminuzione di voti, perché se solo ci avessimo un voto e fosse di una persona e di persone così determinate, significa che il cambiamento non si fermerà. Dai! Certo! È una cosa, è il nostro patrimonio.